La tracciabilità dei farmaci veterinari è indispensabile, c'è una normativa sul farmaco veterinario estremamente complessa perché, soprattutto per quello che riguarda gli animali da reddito, la tracciabilità è sinonimo di sicurezza alimentare. Riuscire a sfuggire in questo senso, compro il farmaco, ottengo il farmaco per uso umano invece che quello veterinario, vuol dire sottostimare l'utilizzo di determinate molecole in campo veterinario. Una sottostima che fa sì che tutti gli studi che stiamo attuando e la comunità europea, il Ministero della Salute, la nostra regione stanno investendo molto sull'antibiotico resistenza, il far sì che alcune molecole sfuggano a questo controllo impedisce di avere una tracciabilità completa dell'uso degli antibiotici, delle nuove patologie che si stanno presentando, ma anche nei pet, cioè gli animali da compagnia, sta diventando una priorità soprattutto per quello che riguarda l'antibiotico resistenza. Ora però, quando ho delle differenze così grandi, si può comprendere l'esigenza del proprietario di rintracciare attraverso altre fonti farmaci che hanno le stesse caratteristiche curative, ma che in realtà non sono destinati alla filiera animale. Il problema è stato non affrontato all'interno della categoria. Siamo consapevoli di queste differenze, però non è mai stato previsto, organizzato un incontro con le case farmaceutiche che ritengo sarebbe opportuno. Cito alcuni esempi di alcune molecole utilizzate abitualmente in medicina veterinaria, partendo da un farmaco che viene utilizzato nell'insufficienza cardiaca, il Benazepril, che in compresse, la stessa molecola, presenta per il farmaco veterinario un prezzo che è dalle 5 alle 6 volte superiore alla stessa molecola utilizzata come farmaco generico. Parliamo di tutti i farmaci di antica brevetto e che quindi non hanno dei costi di aggiornamento della molecola notevoli o di sperimentazioni recenti. Non è più un prodotto di nicchia il farmaco per i pet, sta diventando sempre più un prodotto di massa, non è paragonabile al farmaco umano, ma la grossa della sperimentazione, della struttura e dell'impostazione delle case farmaceutiche è basato sul farmaco umano. Quindi se si può comprendere un prezzo superiore per alcuni eccipienti che possono essere diversi, si fa fatica a comprenderne un prezzo di 3-4 volte superiori. Questo non soltanto per motivi economici, come ho detto prima, ma proprio per non invogliare il proprietario a dirigersi verso altre direzioni che ostacolano il farmaco veterinario. Io credo che al momento, soprattutto per gli antibiotici, sia sottostimato l'utilizzo dei farmaci negli animali da compagnia, proprio per questa contaminazione o errato utilizzo da parte dei proprietari di farmaci che provengono dalla farmacopea umana e che vengono invece indirizzati verso la veterinaria.